Ben ritrovati ed eccoci qua ad affrontare nell'ambito della nostra miniserie Ubuntu Touch installazione su Nexus 4 andata e ritorno, eccoci qua ad affrontare la prima parte del viaggio, ovvero l'andata. Quindi sostituiremo con questa procedura l'attuale installazione di Android sul Nexus 4 e ci metteremo al suo posto Ubuntu Touch. Partiamo subito. Cosa occorre fare prima di tutto? Prima di tutto sul vostro PC Ubuntu, e attenzione, dovete avere come minimo Ubuntu 12.04. Quindi io ho proprio 12.04. Da questa versione in avanti è possibile eseguire questa procedura. La prima cosa da fare è installare il software necessario sul PC, necessario per poi comunicare con il telefono che andremo a connettere al PC, se no non riusciamo a installare sul telefono quello che è necessario installare. Quindi, per installare il software usiamo un sistema che ormai abbiamo imparato ad usare, è molto veloce, perché abbiamo bisogno di, prima di tutto, di aggiungere al nostro sistema un archivio PPA apposito, un repository PPA apposito, che si chiama Phablet Team. Come si fa? Questo ormai, se seguite i miei video, lo sapete già. Copia di questo comando, si apre un terminale, incolla, enter, password di amministratore, eccetera, eccetera, si aspetta che finisca il comando, eccetera, eccetera. E quindi è il solito sistema, in un terminale. Io ho già installato, quindi non farò questi comandi, ma sapete che sono semplicissimi. Uno dopo l'altro si fanno questi tre comandi. Quindi prima si aggiunge l'archivio PPA, poi si aggiorna il sistema in modo che riconosca il nuovo archivio PPA aggiunto, quindi copia, incolla. Adesso qua posso anche cancellare perché il terminale ci servirà anche fra poco, comunque. Quindi copia e incolla sempre nello stesso terminale, si esegue l'aggiornamento del sistema, delle sorgenti software. E poi l'ultimo comando che installa tutto quanto ci servirà per comunicare col nostro telefono e per installare Ubuntu Touch sul nostro telefono. Quindi copia e incolla esattamente di questo comando, si aspetta che abbia finito e così abbiamo installato tutto ciò che ci serve, ovvero i Phablet Tools, gli Android Tools, per colloquiare col nostro telefono. Poi, e quindi questo è semplicemente, come in altri video, l'installazione di software sul vostro PC, niente di straordinario. Passiamo al secondo punto, che, e qui entriamo veramente in materia, dobbiamo fare il backup dei nostri dati, delle nostre applicazioni presenti sul telefono, quindi con sistema Android. Questo perché? Perché, come ho già avuto modo di dire nel video introduttivo, la procedura che stiamo seguendo eliminerà tutto dal telefono, ma proprio tutto, per installarci sopra Ubuntu Touch, come fosse un telefono nuovo, pulito con Ubuntu Touch. Quindi tutti i nostri dati specifici delle varie applicazioni che abbiamo installato sul nostro Android nel frattempo, tutto quanto andrebbe praticamente perso se noi non eseguiamo questo passo di backup. E quindi è una scelta in realtà, questo backup, perché se sul nostro telefono Android non abbiamo granché, o se il nostro Nexus 4 è appunto un telefono di riserva, usato per fare queste prove, e non abbiamo nulla da perdere, possiamo anche saltare questo passo. Viceversa, se il nostro telefono è proprio quello ufficiale Android e alla fin fine vorremmo tornarci e evitare di dover installare tutti gli applicativi, di doverli reimpostare, eccetera, eccetera, possiamo guadagnare un po' di tempo facendo questo backup. Quindi io naturalmente, telefono di prova no, vi mostro come si fa questo passo perché è importante saperlo. Quindi la prima cosa, ovviamente, come fa a colloquiare il nostro PC con il nostro telefono, ci vuole un mezzo fisico che consiste nel cavo USB. Quindi noi connettiamo il nostro cavo USB alla presa del PC da una parte e
ovviamente alla presa del telefono dall'altra, quindi mostro un attimo il telefono, io ho già connesso il mio cavo al PC, prendo l'altra estremità e la connetto al telefono, vedete qua sotto in basso, la connetto, voilà, connesso, ecco qua, connesso. Ok, siccome ho impostato di far presentare il telefono al mio sistema Ubuntu come fosse una fotocamera, si apre automaticamente la cartella dove ci sono le immagini che ho scattato col mio telefono, però a noi non serve, quindi chiudo subito la finestra e restiamo con il nostro telefono connesso. Voilà, si è già spento. Comunque, primo passo, connettere il telefono. A questo punto possiamo procedere. Prima cosa, abilitare la modalità di sviluppatore e la modalità di debug via USB sul telefono. Ecco, possono sembrare cose complesse, ma sono cose necessarie per poter fare, diciamo così, operazioni di sistema sul telefono, tipo questo backup completo, che altrimenti non sarebbero possibili. Come si fa? Per attivare la modalità di sviluppatore si fa così. Si va sul telefono, quindi andiamo sul telefono. Si entra nelle impostazioni, quindi adesso agisco sul telefono. Si entra nelle impostazioni. Ecco qua. Impostazioni, quindi in alto a destra, come abbiamo visto nel video precedente, siamo nelle impostazioni e andiamo a scegliere l'ultima voce info sul telefono. Quindi info sul telefono, scorro e l'ultima, vedete, info sul telefono in fondo allo schermo del telefono. Scelgo l'ultima. Quello che ho detto nel video introduttivo, che ovviamente la situazione ideale per seguire quanto vi sto mostrando è avere lo stesso modello di telefono, vale anche per trovare le opzioni nello stesso posto, con lo stesso nome, eccetera, eccetera, perché sicuramente avendo lo stesso modello di telefono abbiamo anche la stessa versione di Android, quindi come vedete qui la 4.3 per esempio, eccetera, eccetera. Quindi è più facile trovarsi se seguite proprio con lo stesso modello di telefono questi video. Quindi ci siamo posizionati sulle informazioni del telefono e cosa ci dice di fare la nostra guida? Toccare, quindi fare un tap, come si dice, un click col dito, ecco, sul touchscreen, toccare 7 volte sulla voce numero build. Voilà, quindi noi seguiamo pedestremente, numero build è l'ultima voce qua in fondo, la vedete qui dove c'ho il mio dito, e dovete toccare in sequenza 7 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, a me esce, non è necessario se è già sviluppatore perché ho già fatto in precedenza questa operazione. Nel vostro caso vi verrebbe fuori un tosto, toaster, come viene chiamato, insomma quel fumetto, quei messaggi sopra impressione, dove vi verrà confermato, dopo aver toccato appunto 7 volte il numero build, che siete entrati nella modalità sviluppatore del vostro telefono Android. E questa era una cosa da fare. L'altra è sempre nelle impostazioni attivare la voce debug USB. Quindi torniamo sul nostro telefono, usciamo da questo menu info telefono, entriamo nelle opzioni sviluppatore. Vedete qui parentesi graffa, opzioni sviluppatore. Lo troviamo come penultima voce. Spero che riusciate a leggerla più o meno. Vedete la penultima voce dove ho io il dito adesso. Si fa clic lì e dobbiamo attivare l'opzione debug USB. Quindi cerchiamo l'opzione debug USB in questo menu e lo vediamo qua. Ecco dove c'ho il dito, vedete debug USB, adesso è spenta, non è attivata, vedete il quadratino sulla destra, è spento, quindi io vado ad attivarla. Voilà, ed esce un messaggio di conferma che mi rendo conto che è difficilmente leggibile, però il debug USB è solo a scopo di sviluppo, utilizzarlo per copiare dati tra computer e dispositivo, per installare applicazioni, tuo dispositivo
senza per leggere i dati di log, eccetera, eccetera. Cioè è proprio una modalità per gli sviluppatori che utilizzatori normali come noi non ne hanno bisogno normalmente di questa modalità. Però noi diciamo ok, ci hai avvisato, facciamo ok. E voilà che si riattiva la connessione con il nostro PC, quindi mi si riapre un'altra volta la finestra, fa nulla. Ecco, adesso l'opzione di debug è attiva. Vedete che sulla destra qua il listino è attivo. Ok? Se tiriamo il menu delle notifiche, vediamo che il debug USB è collegato, ci conferma anche la notifica qui, c'è scritto debug USB collegato. Ok, è collegato al PC in modalità debug USB. A questo punto noi possiamo uscire almeno momentaneamente da queste impostazioni, torniamo alla situazione normale sul telefono. Vedete qui in cima che c'è un jelly bean, come dire, un fagiolino, che è quello che indica questo qui, il terzo, la terza icona da sinistra. E fagiolino lì indica che il debug è attivo, la modalità debug è attiva questa. Ok, a questo punto dobbiamo passare sul terminale, sul PC, ed eseguire questo comando. Quindi facciamo un bel copia, copia. Adesso io faccio incolla nel terminale e vediamo se riesco a mostrare anche il telefono. Quindi faccio enter e ok. Vedete che la prima volta, ok, ho eseguito il comando. Vedete che lui mi dice daemon not running, started it now. Ta-ta-ta. Il demone, ovvero il servizio che fa colloquiare il PC col telefono, in questo momento non era ovviamente in esecuzione perché non aveva motivo di essere in esecuzione, però poi è partito correttamente. Adesso lui ci dice qui sul terminale Now unlock your device per confermare l'operazione di backup. Quindi il terminale sta aspettando, il PC sta aspettando di ricevere l'ok dal telefono. E in effetti noi dobbiamo passare a questo punto nel quale dico sul telefono appare un messaggio di conferma per consentire il debug. Quindi andiamo sul telefono e vediamo qual è questo messaggio. Allora, è stato richiesto un backup completo di tutti i dati su un computer desktop connesso. Confermare l'operazione. Allora, se non hai richiesto il backup, puoi annullare l'operazione. Se desideri crittografare il backup e mettere una password, vedete qui il campo per digitare la password. Noi non lo facciamo per non complicarci la vita. E qui in fondo vedete che c'è scritto non eseguire il backup per rinunciare, oppure effettuare il backup qui sulla destra, effettuare il backup di tutti i dati. Ecco, vediamo se c'è qualche indicazione. Il nostro PC. Ok. Ok, ecco, sul telefono appare un messaggio di conferma per consentire il debug via USB del telefono. Ecco, se è la prima volta che fate queste operazioni qua sopra, potrebbe uscirvi un messaggio tipo questo. Eccolo qua, vediamo se riesco a mostrarvelo. Potrebbe uscire un messaggio di questo tipo, quindi fate ok, perché è semplicemente una conferma che volete effettivamente lavorare col vostro PC e col vostro telefono. Ok, potrebbe uscire quel messaggio di conferma. Se sfugge quel messaggio che vi sbagliate, potete farlo riapparire semplicemente spegnendo e riaccendendo la voce debug USB. Ma questo dipende se avete magari già fatto queste operazioni o no. Adesso vediamo se esce anche a me oppure se non esce più perché ho già confermato una volta la connessione fra questo telefono e questo PC. Non lo so, vediamo. Io dico voglio effettuare il backup. Quindi incominciamo a confermarlo con questo pulsante.
Vediamo un po' sul terminale cosa appare. Ah, oh, troppo tardi. È andata in timeout l'operazione, quindi dobbiamo rifare perché ho parlato troppo e quindi dobbiamo rifare. Ecco, da una parte, da un lato non è male che sia successo così, vedete che in realtà anche se perdete tempo che scade il timeout fra PC e telefono potete tranquillamente rifare l'operazione. Io ho perso tempo a parlarvi di questo eventuale messaggio che può uscire. Per confermarvi che il debug USB lo volete proprio fare fra PC e telefono, e quindi il tempo passato ha fatto in modo che arrivasse il timeout di questa operazione, quindi questo demone fra PC e telefono non sta aperto in eterno, ma dopo un certo tempo, se non fate niente, scade ed esce da solo. Quindi rifacciamo l'operazione questa volta senza perdere tempo, quindi rifaccio il comando. Ecco, il demone è già partito, mi dice sblocca il telefono e ci ritroviamo di nuovo a questo punto. Quindi vedete che è stato richiesto il debug, eccetera, eccetera, il backup e stavolta premo ok, fammi pure. E qui lo sta facendo, vedete qui sta già lavorando. Vedete qua. O vedrete quando lo farete sul vostro telefono che passano tutti i vari moduli Android del vostro telefono, i vari applicativi e tutto quanto, i dati, le impostazioni, le applicazioni installate, tutto quanto viene salvato. Vedete che il telefono sta lavorando e sta mandando al PC tutti i dati di backup. Quindi aspettiamo. Vedete qui non c'è nessuna segnalazione nel terminale, ma si vede dal telefono che l'operazione sta andando avanti. E diciamo che la durata dipende un po' da quanti dati avete. Intanto io provo a vedere se riesco a far diventare un po' più accidenti, un po' più nitido. Oh, vediamo un po' più nitido l'immagine del telefono, ma non è facile. Ma proviamo a lasciarlo così. Sta ancora andando avanti e io questi video li lascio senza mettere in pausa la registrazione, niente, proprio per mostrarvi anche una certa durata delle operazioni. Ecco, il mio telefono Android ha sì e no, abbastanza dati memorizzati, quindi ci impiegherà un attimino. Sta continuando a salvare i dati. Nel frattempo vediamo un po' la scaletta. Ecco, nel terminale appunto appare di sbloccare sul device, ovvero sullo smartphone, e confermare l'operazione di backup, che è quello che abbiamo fatto. Qui sta andando avanti sempre. Ormai il timeout del video ogni tanto spegne il telefono, però lui tranquillamente va avanti a lavorare, vedete? Ok, questo l'abbiamo visto, sul telefono appare una schermata di conferma backup, eccetera, eccetera, diamo l'ok, quello che abbiamo fatto, eh? E tutti i dati, le applicazioni, eccetera, vengono salvati in un file chiamato backup ABI. Una volta dato l'ok, l'operazione di backup parte, attendere con pazienza perché più dati abbiamo, più ci impiega. Alla fine dell'operazione sul telefono appare la notifica di conferma che il backup è terminato e abbiamo a disposizione il nostro file backup AB con tutti i nostri dati, l'applicazione, eccetera, da ricaricare poi qualora volessimo tornare di nuovo ad Android dopo aver provato Ubuntu Touch. Quindi adesso vediamo un po'. Sta ancora facendo le sue operazioni di backup. Ricordo. Dove
Archivia quel file nella home, forse. Ecco questo. Eccolo qua, sì, nella home. Quindi per difetto, questa operazione, questo comando di backup completo vi crea il file direttamente nella vostra home. Vedete, me lo sta creando direttamente nella home. E quindi aspettiamo che finisca, non possiamo fare altro. Spero che non ci metta ancora troppo tempo, se no effettivamente è meglio che metta in pausa. La prima volta che ho provato avevo un telefono Android piuttosto vuoto, ammetto. Adesso ho qualcosa in più, quindi vedo che ci sta mettendo qualcosa di più. Ma magari metto in pausa, va? Mettiamo in pausa il video e ci vediamo quando ho finito di fare il backup. Tanto avete visto come funziona. Eccoci. Il telefono è uscito da quella schermata precedente di backup in corso perché è terminato il backup. Quindi, come dico qui nella nostra scaletta, abbiamo a disposizione nella nostra home, direttamente nella home, un file più o meno grande, ecco qui addirittura ho detto 860,6 mega nel mio caso, un file più o meno grande che contiene tutte le app, le impostazioni, i dati che abbiamo sul nostro telefono Android, completo. Adesso per comodità della nostra miniserie, io sposto questo backup in una cartella che ho creato appositamente per questa miniserie, quindi lo metto qua, così abbiamo tutto qua. Ecco, magari non sono stato sufficientemente chiaro un attimo fa, dunque le operazioni a terminale, le avete viste qui, è concluso il backup, quindi anche il terminale è tornato al suo prompt, al suo puntatore normale perché è terminata l'operazione. Ecco, magari non sono stato forse sufficientemente chiaro quando ho parlato del messaggio che potrebbe uscire per la modalità di debug USB, cioè questa. Ripeto un attimino perché non so, ho la sensazione di non essere stato abbastanza chiaro, perché da me non è uscita in questo momento, cioè sono andato dritto, ho potuto fare il mio backup dal mio telefono senza che mi uscisse questa conferma. Ecco. Ripeto, quando voi attivate la modalità di debug del vostro telefono, se è la prima volta che lo fate, è possibile che vi esca un'immagine tipo questa. Eccola qua. Perché per sicurezza il sistema Android vi chiede se è proprio sicuro di consentire la modalità debug a questo PC. Perché il vostro PC viene identificato dal sistema Android con questa chiave UNIO che vedete. Molto complessa da leggere in esadecimale, vi chiede: sei sicuro? Allora io, la prima volta che ho provato, ho anche attivato questo listino. Consenti sempre da questo computer. Siccome il mio sistema Android ha archiviato che questo computer è, diciamo così, affidabile e usabile per il debug USB, non me l'ha più chiesto. Però a voi, se la prima volta lo fate, sicuramente vi uscirà questa finestrella, che appare appunto appena attivate la modalità USB, quindi ancora prima di avviare il comando di backup. Appena attivate la modalità USB, se è la prima volta che lo fate, connessi al vostro PC, vi chiederà di confermargli che questo PC è affidabile, volete proprio usarlo per quello. Voi fate ok, scegliete o meno se attivare questo listino che vi consente di non più far uscire questa finestrella in futuro, come ho fatto io, vedete, e semplicemente fate ok. Una volta fatto ok, siete pronti per eseguire il comando backup. Ecco, io ho attivato la modalità debug, avendo già confermato questo PC come affidabile, non è uscita quella finestrella, ho potuto partire subito con il comando di backup. Ecco.
Quello che è successo mentre parlavo di questa cosa, ripeto perché è importante capire queste cose, è che facendo partire un comando come questo, che si connette al vostro telefono, quindi in quel momento si apre un canale fra telefono e PC, ecco, questi comandi non aspettano in eterno una vostra reazione. Io stavo parlando, il comando era partito, aspetta, 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 a un certo punto c'è un certo timeout, un limite di tempo nel quale il comando viene spento da solo per non continuare a tenere aperto il canale fra telefono e PC. Quindi ho dovuto semplicemente rifare il comando. E niente panico, se fate partire il comando e vedete che è tornato il prompt del terminale, questo qui, il puntatore del terminale perché vi è scaduto, semplicemente rifate il comando come ho fatto io. E ripartite nella stessa situazione che vi ho mostrato mentre vi descrivevo la procedura. Quindi può sembrare un po' complicato forse, ma avete visto che tutto sommato lo scopo è impostare queste impostazioni una tantum e poi fare questo comando. Ecco, il comando è, diciamo, quello che fa è intuitivo leggendolo, nel senso che gli viene chiesto di fare un backup di tutte le applicazioni, di tutta la memoria, di tutto. E in effetti lui l'ha fatto e ci ha creato questo famoso file backup AB che contiene tutto il sapere del nostro telefono Android. Bene, a questo punto, fatto il backup, possiamo iniziare con le operazioni preparatorie per poi arrivare a sostituire Android con Ubuntu Touch. Quindi, cosa facciamo? Dobbiamo sbloccare il bootloader del telefono. Ecco qui, se non si è un po' addentro in questo ambito, è forse un po' come parlare arabo. Comunque, il bootloader è come il boot, il gestore della partenza del vostro PC. Ecco, per difetto sui telefoni è bloccato, nel senso che non vi permette di fare nessun'altra operazione che non far partire Android, non c'è scelta se non far partire Android, non si può installare un altro sistema operativo, niente, perché il gestore del boot è bloccato per difetto. Quindi noi dobbiamo sbloccare il gestore del boot in modo da poterlo gestire e da poterci riscrivere sopra per far in modo che Ubuntu Touch possa essere installato sopra questo bootloader originale Android. Quindi, se già non è stato sbloccato in altre occasioni da voi per altre operazioni, che ne so, magari sul vostro Nexus 4 avete messo una ROM, quindi una versione di Android personalizzata che non è quella ufficiale di Google, per esempio, quindi avrete già sbloccato il bootloader. Se non l'avete fatto, bisogna farlo, io vi mostro qui come si fa. Quindi, prima cosa, stacchiamo il telefono dal PC e lo spegniamo, quindi in questo momento l'abbiamo connesso col nostro cavo USB per fare il backup che abbiamo appena fatto, però lo dobbiamo staccare e spegnere, quindi io lo stacco, ecco qua, schiaccio un po' il pulsante di accensione per far apparire il menu e scelgo ovviamente spegni, ecco qua, spegni e lo spengo. Telefono verrà spento, ok, e lo spengo. Ecco, mi spiace un po' perché veramente vedo che non è molto nitida l'immagine del telefono, però come ho detto non riesco veramente a fare di meglio, c'è poco da fare. Ecco, il telefono si è spento, fatto. Adesso bisogna riaccenderlo tenendo premuti, attenzione, il pulsante di accensione e quelli, quindi entrambi del volume su e giù. Ecco, il volume su e giù si premono proprio i due pulsantini e anche se è un pulsante solo, le due estremità dello stesso pulsante in modo da premere volume su, volume giù contemporaneamente. Quindi, attenzione, è un'operazione un po' complicata, non so se riesco a farlo mentre il telefono viene ripreso, io ci provo. Quindi il pulsante di accensione e i volumi assieme. Ecco, ce l'ho fatta, wow. E appare un menu,
Strano, forse per chi usa sempre il telefono normalmente e non in modo particolare, cosa appare? Il telefono si avvierà nel menu del bootloader, quindi è un po' come se, diciamo così, sul nostro PC facciamo apparire il menu grub o grab, quello che di solito non vediamo mai quando parte il PC, il gestore del boot. Quindi il gestore della partenza del PC, di quale kernel parte o di quale sistema operativo parte, se sul nostro PC ne abbiamo di più. Ecco, parallelamente c'è questo menu sul telefono che è questo, che appare così con un robottino Android aperto, sdraiato e col pancino aperto. E appare appunto questo bootloader. Siamo entrati in modalità bootloader. Ecco, se è locked dobbiamo sbloccarlo. Dov'è che si vede se è locked? È l'ultima voce qua in fondo. Quindi c'è scritto praticamente lock state, quindi stato di lock, e c'è scritto locked. Ecco qui, mi sa che non riuscite a vederlo voi. Provo a spostare magari il telefono. No, non è scritto una scritta bianca che si vede poco. Purtroppo, comunque, proprio l'ultima voce qui c'è scritto che è locked, quindi dobbiamo sbloccarlo. Adesso io forse ho preso un'immagine. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ho preso un'immagine che se ingrandita, forse, ecco, lo vedete, forse qui riuscite a leggerlo meglio. Lock state locked, è la stessa cosa che sto vedendo live sul telefono. E quindi dobbiamo sbloccarlo. Come facciamo a sbloccarlo? Allora, connettere il telefono con il cavo, quindi lo riconnettiamo con il cavo. Allora mi riprendo il mio cavo e riconnetto il telefono. Ecco qua, riconnesso. Poi, in un terminale, dare il comando sudo fastboot om unlock, quindi unlock dall'idea che stiamo appunto sbloccando il bootloader. Allora, prendiamo il nostro telefono, prendiamo il nostro terminale, facciamo incolla del nostro comando e mandiamo questo comando al telefono, adesso che è connesso, enter. Ci chiede la password perché è un comando di amministratore sul PC, quindi metto la mia password, sperando di non sbagliarla come sempre. E voilà, unlock bootloader. Quindi salta fuori una schermata che ci spiega tutto quello che succede. Adesso qui appunto si legge poco, if you unlock è tutto in inglese, se tu sblocchi il bootloader sarai in grado di installare sistemi operativi personalizzati, eccetera, eccetera, proprio il nostro scopo, quello che ho detto prima. E poi parla di fare attenzione perché mettere cose non ufficiali di Google, di Android, eccetera, eccetera, può causare malfunzionamenti, tutte queste cose qua. Alla fin fine c'è un menu di scelta in fondo che si vede poco, comunque selezionato per difetto è questo. Che c'è scritto no, non voglio sbloccare il bootloader perché ho letto le avvertenze e ci rinuncio. Oppure l'opzione sopra, yes, qua, che dice no, no, voglio sbloccare, ed è proprio quello che vogliamo fare noi. Quindi scegliamo questa sopra. Oh, scusate, bisogna andare su. Qui non funziona il touch, ma bisogna andare con i tasti su e giù del volume per scegliere yes o no. Quindi agisco, ecco qui, clicco volume su e vado sul yes. E poi col tasto di accensione io confermo, faccio l'ok praticamente, quindi vengo qui col tasto di accensione, dico ok. Voilà. Fatto. A questo punto vedete che qui sul terminale mi dice ok, è fatto, finito, bootloader sbloccato. E vedete qui qualche modo è riuscita a vedere che è diventata una scritta rossa, lock state unlocked. Lo vedete l'ultima riga lì in fondo, lock state unlocked. Quindi non è più scritta in bianco locked, ma qui l'ultima riga. Adesso mi dice è in rosso ed è sbloccato. Siamo riusciti a sbloccare il bootloader del telefono. Quindi siamo liberi di installare sul telefono altri sistemi operativi personalizzati o quello che vogliamo.
Allora, sul telefono appare una schermata di conferma dell'operazione. Sblocco bootloader. Ecco, forse avevo preso anche un'immagine di quello. Vediamo un po'. Ecco, si conferma. Sblocco bootloader. Ah, ok. Questa è quella che abbiamo visto prima. Yes, no. Ok. Torniamo alla scaletta. E qui ci spiega appunto che lo sblocco consente l'installazione, quello che abbiamo detto un attimo fa, consente altre installazioni che non siano quella standard di Android. E attenzione che installando altri sistemi operativi personalizzati per evitare accessi non autorizzati ai dati, i dati vengono completamente cancellati. Ecco, qui appare già un primo avviso dei dati che verranno completamente cancellati, ma noi abbiamo provveduto, in modo saggio a fare il backup dei nostri dati prima di procedere con queste operazioni. Quindi eccoci qua, ci avvisa che ci cancella i dati, ma noi li abbiamo salvati, quindi siamo tranquilli. Poi confermare lo sblocco del bootloader navigando con i tasti del volume, scegliendo Yes, che è quello che abbiamo appena fatto. Questa qui, la scaletta, ripercorre quello che abbiamo appena visto un attimo fa in diretta sul telefono, diciamo. Dopo qualche istante riappare il menu del bootloader con lo stato unlocked, ecco scritto in rosso, e con i dati personali già cancellati. Attenzione, in questo momento il bootloader è appunto sbloccato, lo vedete lì, lock state unlocked, unlocked, e i nostri dati sono già andati persi, cancellati, perché lo sblocco del bootloader implica appunto per sicurezza questa operazione, quello che abbiamo letto negli avvertimenti. Poi a questo punto, sbloccato il bootloader, possiamo riavviare il telefono premendo il tasto di accensione. Esce per qualche istante un Android e l'Android, quindi il robottino e la scritta Google, poi il simbolo Nexus e infine si arriva alla schermata iniziale. Ok? Quindi andiamo passo per passo, quindi riavviamo il telefono usando appunto il comando. Il tasto di avvio del telefono. Vedete che c'è anche qui una grande scritta start con una freccia che segnala di usare appunto quel pulsante. Quindi noi schiacciamo quel pulsante e avviamo. Vedete Google, appare Google, come ho spiegato nella scaletta, il robottino, abbiamo appena letto. Ok, magari qui possiamo fare anche un po' più di posto. Voilà. Adesso riparte di nuovo Google. Vediamo un po'. Simbolo Nexus. Voilà, simbolo Nexus. Aspettiamo che parta il sistema e ci dovremmo ritrovare nel wizard iniziale, ovvero come se il telefono fosse appena stato comperato, come se fosse un telefono nuovo, dico qua. E dobbiamo eseguire alcuni passi di questo wizard almeno per poter accedere alle impostazioni del telefono, quindi per sbloccarlo inizialmente. Adesso aspettiamo che finisca le sue operazioni. Vediamo un po', non mi ricordo più quanto ci impieghi, quindi ecco qua. Ok, nel mio caso ho una SIM con il blocco, quindi devo inserire lo sblocco della SIM e poi ci ritroviamo nel wizard. Quindi metto in pausa un attimino il video, sblocco la SIM e poi ci ritroviamo nel wizard del telefono. Eccoci qua.
Ho sbloccato la SIM e vedete il classico inizio del telefono, proprio nuovo nuovo. Voi avete comprato il vostro Nexus, lo spacchettate, lo accendete e vi ritrovate qui, dovete scegliere la lingua, eccetera, eccetera. Ecco, qui non c'è niente di particolare rispetto appunto ad aver comprato il telefono, quindi fate il vostro wizard tranquillamente fino a che arrivate ad avere il telefono operativo, diciamo, nuovo. Vuoto ma operativo, perché abbiamo bisogno, perché dobbiamo fare questi passi? Perché abbiamo bisogno di accedere alle impostazioni del telefono per proseguire nella nostra procedura. E quindi facciamo almeno i passi minimi di scegliere la lingua, saltare il wifi, l'impostazione dell'account Google perché non ci serve. Il nostro scopo è mettere Ubuntu Touch, quindi non stiamo ad impostare veramente tutto del nostro telefono. Quindi quello che si può saltare, bypassare, skippare, come si dice in un pessimo italiano, lo si fa. Si saltano tutte ciò che si può saltare nei passi del wizard, lo si fa, ma almeno la lingua, beh, si può scegliere e premere il pulsante avvia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi adesso metto di nuovo in pausa il video, faccio questo wizard, ci troviamo col telefono disponibile, perché è inutile mostrarvi questi passi che sono comunque previsti da Android normalmente. Quindi di nuovo pausa. E rieccoci col nostro Nexus, come dire, fresco fresco di fabbrica. Vedete, questi qui sono proprio appena finito il wizard. Queste sono le impostazioni minime necessarie. Non ho impostato wifi, niente, ho messo proprio praticamente solo la lingua, il mio nome. Ecco, e quindi il nostro telefono è stato resettato. Dati non ce ne sono, applicazioni nostre non ce ne sono più. Niente è nuovo, come fosse nuovo. Possiamo proseguire nella nostra scaletta. Quindi impostazione iniziale del telefono per prepararlo al caricamento di Ubuntu Touch. Quindi a questo punto, se è ancora connesso, scollegare temporaneamente il cavo USB. Quindi, infatti, è connesso perché l'ho lasciato connesso dall'ultima operazione di sblocco del bootloader, quindi lo sconnetto. Voilà, sconnesso. Poi abilitare la modalità di sviluppatore, la modalità di debug USB che abbiamo già visto, esattamente come in precedenza. Quindi, impostazioni, info sul telefono, toccare 7 volte sulla voce numero build per attivare la modalità sviluppatore. Quindi, adesso che abbiamo il telefono nuovo, dobbiamo rifare quello che abbiamo appena fatto in precedenza. Prima di poter fare il debug del telefono, quindi vado sulle impostazioni, impostazioni che sono qua, vado nelle informazioni del telefono, qua in fondo vedete informazioni telefono, esattamente come prima, e dobbiamo andare nel numero build, che è l'ultimo in fondo, che è poi una sigla numerica, una sigla, scusate, di lettere. Forse anche numeri, ma qui non si vede comunque, vabbè, non si riesce a leggere, comunque è lungo, vi doppio qualcosa, vabbè. Allora, quindi 7 volte, dobbiamo fare 7 volte qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ora mi dice, vedete, ora sei uno sviluppatore. Vedete che adesso, essendo un telefono installato di fresco, non mi ha più detto tu sei già sviluppatore, ma in effetti l'operazione ha funzionato. Ho schiacciato 7 volte di file e mi ha confermato il fumetto, il messaggio di conferma. Sei sviluppatore. Perfetto. E poi attivare la voce debug USB, come abbiamo già visto fare. Quindi debug USB, dobbiamo uscire da questo menu ed accedere al penultimo di opzioni sviluppatore. Lo vedete qua, penultimo opzione sviluppatore. E attiviamo il debug USB che è questo, vedete spento qua sulla destra, quindi attiviamolo. Ok, qui ci avvisa che il debug serve a scopo di sviluppo, bla bla, esattamente come prima, facciamo ok. E per il momento abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi connettere il telefono, quindi lo riconnettiamo. A questo punto, essendo un'installazione nuova, mi aspetto che esca quel famoso messaggio di cui vi parlavo inizialmente, che non è poi uscito, che è poi questo, quindi di consentire il debug. Dovrebbe uscire perché appunto è un'installazione nuova.
di questo telefono. Quindi io connetto il telefono, il cavo, ecco qua, lo connetto, USB, collegamento, debug collegato, vediamo un po' se esce o non esce, non lo so, eccolo qua. Vedete? Fingerprint della chiave, bla 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 bla, vuoi che eccetera eccetera. Non so se avvicinando il telefono alla webcam. No, è peggio. No, comunque lo vedete? Mi chiede allora, consente il debug attraverso questo PC? Io dico di sì, ma per mia comodità attivo anche, vabbè, il listino di da adesso in avanti consentilo sempre e premo ok qui sulla destra. Ok. Fatto. A questo punto è attivato il debug tra questo PC e questo telefono nuovo Nexus. Possiamo uscire dal menu impostazioni e tornare al nostro menu iniziale e vediamo cosa ci dice la nostra scaletta. Verificare che la connessione sia correttamente attiva con questo comando in un terminale. Vediamo un po'. Io devo fare ADB Devices, quindi verificare semplicemente che è connesso il telefono e che il mio PC lo veda correttamente. Quindi faccio questo comando e vediamo cosa ci dice. Se la risposta è come questa, è tutto ok. List of devices attached, quindi riconosce il mio PC che c'è un terminale, uno smartphone, un apparecchio connesso con la sua sigla, vedete che è identica a quella che ho marcato qui perché il telefono è sempre quello, è il mio telefono, vedete? 005 DC5 DF4 bla bla bla, è sempre quella perché la sigla identificativa del telefono è sempre quella. Perfetto, quindi se invece appare un messaggio con una scritta tipo offline, allora cosa dovete fare? Adesso non è il caso perché da me ha funzionato, ma dovesse non uscire l'elenco col telefono connesso, ristaccate il telefono, eseguite questi comandi a terminale, quindi copia, incolla, esegui, copia, incolla, esegui e riconnettete il telefono e rifate questo comando di prova e stavolta dovrebbe essere a posto. Proprio nel caso, vedete, a me non è successo, ma nel caso sfortunato non dovesse funzionare immediatamente questa prova, potete fare questa operazione alternativa per, come dire, resettare e ristabilire la connessione fra il telefono e il PC. Per fortuna non è stato il nostro caso, quindi andiamo avanti, siamo a posto. Ok, adesso qui bisogna prendere nota di un paio di cose per nostro riferimento futuro. Se vogliamo ritornare ad Android, come è il nostro scopo, che sappiamo già che vogliamo farlo, dobbiamo prendere nota della versione attuale installata di Android. Quindi nelle impostazioni info telefono dobbiamo prendere nota di queste due informazioni. Quindi della versione di Android e della sigla della build installata, ovvero del sistema compilato installato in questo momento sul telefono. Quindi attivo il telefono, sblocco, impostazione, ormai la strada adesso la conosciamo, eh? Impostazioni, in alto a destra, ultima voce, info sul telefono, sì, si legge ancora più o meno, info sul telefono, ok, info sul telefono, ce la faccio, sempre preoccupazione che si legga poco, eh? Vabbè, l'ultima comunque, info sul telefono. E le versioni, ecco, allora la versione di Android è questa 4.3, questa si riesce a leggere. Si riesce a leggere meno purtroppo il numero build che è questo qua in fondo. Non so se spostando un po' più in su. Beh, comunque io l'ho già riportata qui, vedete, inizia con un ilungo W R66Y, quindi quello che c'è scritto qui vi garantisco che è quello che ho riportato qua. Lo vedete qua. È giusto. Voi semplicemente,
Siccome avrete il telefono sott'occhio, lo vedrete sicuramente in modo bello nitido direttamente sullo schermo del telefono, prendete nota di questa sigla sotto la voce numero build, che per me è questa. Ecco, usciamo ancora da questi menu. E quindi queste qui le teniamo lì come informazioni utili per il prossimo video, quando torneremo da Ubuntu Touch verso Android nuovamente. Adesso appunto arriva il punto cruciale, ovvero finalmente tutto pronto per sostituire Android con l'immagine di Ubuntu Touch. Quindi, attenzione, altra avvertenza, questa operazione cancellerà completamente Android dal telefono e lo sostituirà con Ubuntu Touch Developer Preview 1.0. Siete avvisate, quindi è proprio zac, un wipe completo del telefono. Nel terminale del PC usare il comando seguente. Quindi tutto parte dal terminale del PC, quindi faccio un bel copia. Copia. Quindi faccio un incolla. E leggiamo un attimino, un paio di passi dopo. Quindi appena faccio Enter appare una schermata con gli avvisi sul software, che è solo una preview per sviluppatori di Ubuntu Touch, cioè si intende. Sulle licenze varie usate e con in fondo una domanda: vuoi proseguire o no? Quindi sei sicuro di proseguire o no? E noi dobbiamo rispondere yes se vogliamo andare avanti. Quindi facciamo enter, vediamo cosa succede. Ah, però. Ok, sta già scaricando, eh? Quindi, da quando ho provato io la prima volta al giro a inizio mese di novembre, adesso vedo che non c'è, o magari per qualche motivo o difetto temporaneo, non c'è più la domanda vuoi proseguire o no, ma mi sta scaricando già la l'immagine poi da caricare sul telefono. Dove la sta scaricando lo vedete qui, nella vostra home scaricate quindi la cartella di download Phablet Righetta Flash, quindi lui mi sta creando, mi ha creato meglio, eccola qua, mi ha creato questa cartella e mi sta scaricando tutto quanto gli serve, tutto il sistema operativo Ubuntu Touch che poi caricherà sul telefono, quindi me lo scarica dai server di Canonical, mi sta scaricando il sistema operativo Ubuntu Touch che poi andrà a caricare sul telefono. E quindi cosa dico qui? Dobbiamo avere molta pazienza perché il comando ci impiegherà parecchio tempo a caricare tutti i file via USB sul telefono. Quindi ci mette un bel po' di tempo, scusate, un bel po' di tempo a scaricare dai server di Canonical sul PC il sistema operativo ed è questa operazione che sta facendo adesso. Poi riavvierà il telefono perché adesso il nostro telefono, come potete vedere, intanto che scarica, il nostro telefono è ancora lì tranquillo con il suo Android in attesa di ulteriori istruzioni, sempre con Android, eh? È sempre lì pacifico ad aspettare intanto che sta scaricando. Quindi adesso sta scaricando il sistema operativo sul PC, è arrivato al 5%, quindi hai voglia. Poi verrà riavviato il telefono e verranno mandati i primi file necessari al boot, quindi verrà personalizzato il bootloader per Ubuntu Touch e non più per Android. Poi verrà riavviato nuovamente il telefono e visualizzato un messaggio sul terminale di attendere la fine dell'installazione, di non sconnettere il telefono finché la procedura non è terminata. Attenzione. A questo punto, appunto, bisogna avere pazienza e niente panico perché non succederà più nulla. Una volta arrivati qui, non succederà più nulla né sul terminale né sul telefono e sembrerebbe che non succede nulla. In realtà il sistema sta lavorando, eh? Il PC sta mandando tutti i file al telefono e sta preparando tutto quanto. Quindi nel terminale non appare più nulla finché il telefono non si riavvia con
con Ubuntu Touch. Quello è il segnale che la procedura è terminata, eh? Quindi attenzione. Nella prima prova che ho fatto, il tutto da me, vedete, mi sono marcato l'orario, da quando, diciamo, tutto sembra fermo, erano 10 minuti alle 5, 16:50, finito alle 17:25, quindi metterò in pausa senz'altro il video. Comunque vedete che bisogna avere un bel po' di pazienza, prima che tutto sia concluso. Ecco, una cosa diversa da questa scaletta, appunto, che ho notato adesso assieme a voi, è che non appare più le scritte a terminale con la conferma se volete proseguire o no, ma parte direttamente con lo scaricamento del sistema. Non so se questo avviso è magari previsto di uscire dopo lo scaricamento del sistema sul PC e prima di caricarlo effettivamente sul telefono, oppure no, magari l'hanno spostato lì. Io questa scaletta l'ho fatta proprio in diretta mentre ho provato il primo giro ad inizio novembre. L'avevo fatto ad inizio, prime settimane di novembre, e la richiesta di conferma se proseguire o no con questa procedura mi appariva subito. Adesso vediamo se magari appare alla fine dello scaricamento del sistema sul PC e prima di iniziare a caricare il telefono. Questo non lo so, lo vediamo adesso assieme a voi in diretta. Ecco, siccome è arrivato all'11%, io metto in pausa il video e ci vediamo quando sta finendo di scaricare il sistema Ubuntu Touch. Quindi, a tra poco. Rieccoci qua con lo scaricamento quasi terminato. Dovrebbe mancare poco più di un minutino allo scaricamento, ripeto, di cosa? Nella nostra home, Nicola scarica la cartella per difetto degli scaricamenti. Nella cartella, sottocartella Fabet Flash è stato scaricato o sta per terminare lo scaricamento, vediamo un po'. Qua, eccolo qua, in questa cartella e varie sottocartelle, è stato scaricato tutto quanto serve, tutta l'immagine del sistema Ubuntu Touch, che andrà tra breve caricato, andrà a finire via cavo USB, andrà a finire sul nostro telefono qui, rappresentato sulla destra del video. Ancora pochi secondi e vediamo cosa succede. Vediamo un po', scaletta, telefono e terminale. Ecco, pochissimi secondi e ha finito di scaricare l'immagine. Vediamo un po', 2, 0, ecco qua. Finita di scaricare l'immagine, vediamo cosa succede. E sta scaricando un'altra parte dell'immagine. 4 minuti. Allora, giusto per passare un attimo di tempo, far passare il tempo, ha scaricato 272 mega, che immagino sia la parte, scusate, la parte più consistente di tutta l'immagine in 45 minuti. Vabbè, nel mio caso, nel vostro vedrete. Poi, se eseguite questa operazione lasciando passare un po' di tempo rispetto ad oggi, che sto registrando il 24 di 24 novembre, naturalmente gli sviluppatori di Ubuntu Touch vanno avanti a modificare e a sviluppare l'immagine, quindi non è detto che siano ancora 272 mega, magari sono di più, di meno, magari sarà più veloce lo scaricamento o meno. Comunque vedete che c'è anche una seconda parte di 35 mega, che è ancora qualcosa da scaricare, e visto che la velocità è quella che è, dai server di Canonical non è che siano dei fulmini a scaricare, blocco ancora un attimo
il video, giusto per non annoiarci troppo, e ci vediamo appena sta finendo anche questo scaricamento. E rieccoci a pochi secondi dalla conclusione dello scaricamento anche di questi secondi 35 mega. Ancora pochi secondi. Poi vediamo se sono terminati gli scaricamenti o se ce ne saranno ancora, non lo so. Francamente non mi ricordo più. Quindi sarà una sorpresa. Vediamo. 9, 7, 3, 2, 1. Ecco qua. Vediamo un po' cosa succede. Sta decomprimendo Restarting Device. Quindi, come dico qui, sembrerebbe aver terminato gli scaricamenti. Ecco che sta aspettando il device, l'ho fatto ripartire come dico qua sopra. Poi sta preparando almeno la parte di boot, quindi bootloader, sta facendo il flash, cioè pulire e inviare la parte di boot al telefono. Avete visto che è ripartito il telefono per un attimo, si è visto il menu di bootloader, scusate, originale, l'ha fatto. Poi, adesso sta mandando i file. E adesso restarting device un'altra volta, waiting for device, ecco che lo sta facendo ripartire un'altra volta, che è quello che dico qua, quindi riavvia nuovamente il telefono e visualizza il messaggio di attendere la fine dell'installazione, quindi vedete qui waiting for install finish on device. E in effetti vediamo qui che c'è scritto info Fabel Flash waiting for install to finish on device, cioè aspettare con pazienza che sia terminata l'installazione sul telefono e si prega anche di non staccare ovviamente il cavo USB, se no come fa il PC a mandare l'immagine del nostro sistema operativo Ubuntu Touch al telefono se non c'è il cavo. Quindi lasciare le cose come stanno. Ecco, nel terminale non appare più nulla. Il telefono è lì in stato semidormiente, ecco, non è spento naturalmente, ma il lavoro si svolge, come si dice, dietro le quinte, ecco. E bisogna avere appunto pazienza. Dico qui, quando ho provato la prima volta, ripeto, a inizio mese, ho iniziato 10 minuti alle 5 la sera, è finito praticamente 35-40 minuti ci mette, eh? Ecco, poi alla fine, al termine anche di questo nostro secondo video della miniserie, se tutto è andato bene, il telefono si riavvia da solo e si riavvia con la nuova interfaccia Ubuntu Touch. Quindi aspettiamo con pazienza, vuol dire non toccare nulla, eh? Ancora una volta non andare in panico, l'informazione qui è chiara, aspettare che succeda qualcosa, lasciare lì tutto il tempo necessario il nostro telefono, il nostro PC a lavorare tranquillamente. Sembra che non succeda nulla, ma in realtà sta passando dal PC al telefono tutto quanto necessario per rendere operativo Ubuntu Touch sul telefono. Quindi fermo per un'ennesima volta il video e ci vediamo quando finalmente succederà qualcosa, ovvero quando sarà finito il caricamento di Ubuntu Touch sul nostro Nexus 4. Quindi a tra poco. Ecco, giusto per completezza di informazione, avete visto per un attimo il
simbolo di Google sul telefono e questo preannuncia che il telefono sta, cioè che la procedura sta per terminare. In effetti vedete che qui è terminato. L'informazione ci dice che l'installazione è stata completata. E quindi il telefono dovrebbe essere pronto a questo punto. Vediamo se si è già riavviato da solo o se dobbiamo dargli una mano, insomma. Vediamo un po'. Quindi aspettate che mi posiziono bene, per benino. Allora, vediamo un po' il nostro telefono. Eccolo qua. Vedete, questo è già Ubuntu Touch. Già riavviato e a posto. Quindi direi che per questo secondo video che ha rappresentato il viaggio da Android verso Ubuntu Touch abbiamo concluso. Nella mia miniserie inizialmente avevo previsto di presentarvi come prossimo video il viaggio contrario, ovvero una volta visto Ubuntu Touch ripristinare Android. Ma sarebbe peccato, e chiedo che anche voi, credo che anche voi a questo punto vi starete chiedendo, facci vedere un po' sto Ubuntu Touch, già che ce l'hai sul telefono. Quindi dedico una breve carrellata nel prossimo video a Ubuntu Touch, proprio molto veloce, senza impostazioni né niente, solo così per mostrarvi com'è dopo la prima volta che parte, come si presenta. E poi faremo, come a questo punto, come quarto video finale, il ritorno verso Android. Quindi, per il momento è tutto. Vi saluto, vi attendo al prossimo video. Ciao ciao!